Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra. Non possiamo che soffermarci ancora purtroppo su quello che sta succedendo in merito al campionato di Serie A. Insisto nel dire che il Cagliari è la squadra che ha le carte in regola per salvarsi più di tutte le altre, perché comunque ha giocatori che potenzialmente possono giocare insieme, perché si conoscono da più tempo e perché è certamente una di quelle squadre che tecnicamente può esprimere un gioco migliore. Non solo, perché ha quei punti di vantaggio che non sono pochi in un momento in cui mancano 4 partite, e averne almeno 3 di vantaggio sulle concorrenti è certamente un beneficio di non poco conto. Detto questo, però, la domanda è: per quale motivo il Cagliari è là insieme a quelle squadre? Quali sono le caratteristiche delle squadre perdenti di questo campionato? Le caratteristiche delle squadre perdenti di questo campionato sono legate al fatto che sono squadre che sono state ricomposte, che sono state riunite con giocatori che sono stati messi insieme solamente da poco tempo. Il Venezia ha cambiato tantissimo, ha messo insieme tanti giocatori e anche di nazionalità diversa, non avendo la possibilità di continuare con quelli che aveva in Serie B. Il Genoa ha dovuto rivedere addirittura l'intera rosa nel momento in cui stava andando male già nella prima parte di stagione, ma era una peculiarità del Genoa quella di cambiare continuamente, tanto che da anni rischia a sua volta la retrocessione. La Salernitana pure ha dovuto rivedere totalmente sia la squadra dello scorso campionato di B all'inizio e poi nuovamente tutta la squadra del girone d'andata nel mercato di gennaio. Perché il Cagliari è nel mezzo di questa situazione? Perché non gioca da squadra. Squadre che hanno potenziali inferiori come l'Empoli, come il Verona, come squadre di questo tipo, riescono a produrre un gioco che è il frutto di sistemi di gioco, di un'idea di gioco, che non è quella di giocare in funzione dell'avversario, di mettersi in campo per difendere e ripartire, ma è quella di costruire una propria identità di gioco. Il Cagliari anche con questi giocatori l'ha avuta, cioè se noi ripensiamo a come giocava Rogga, come gioca Marin, a come i nostri centrocampisti siano in grado di poter produrre gioco, ci rendiamo conto che non può bastare quello che è successo nelle ultime stagioni, cioè perdere anche giocatori importanti per non avere un'idea di gioco. Ci vuole chi questa idea di gioco la vuole sviluppare, e per poterla sviluppare devi anche rischiare nell'ambito di certe partite. L'idea di poter rischiare di meno per poter poi riuscire a speculare sulla gara avendo i giocatori che ti possono trovare il gol in qualsiasi momento è l'errore fatale del Cagliari, è quello che sta sistematicamente succedendo. Quindi il Cagliari ogni volta che ha giocato al calcio ha dimostrato di poter giocare al calcio al pari di quelle che sono nella media del campionato di Serie A. Ogni volta che ha accettato di speculare sulla partita si ritrova di fronte delle squadre che il gioco del calcio lo sanno abbruttire molto più di loro e quindi a speculare molto meglio del Cagliari. Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra.